Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, una pattuglia dei Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego di Venezia, insospettita dall'atteggiamento nervoso ed evasivo del conducente di un'autovettura già gravato da diversi precedenti di polizia, decideva di effettuare una più accurata ispezione del veicolo, rinvenendo nascoste fra i sedili tre katane giapponesi con punte acuminate e lame affilate, rispettivamente di dimensioni pari a 47, 73 e 96 cm. Di conseguenza, in assenza di valide ragioni che ne giustificassero la detenzione e il trasporto, le armi venivano immediatamente sottoposte a sequestro penale, mentre l'individuo, un quarantenne di nazionalità moldava, veniva denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi. E sempre nelle stesse ore analoghe attività di controllo eseguite dalla Guardia di Finanza nel centro storico di Venezia hanno consentito di denunciare per spaccio di stupefacenti un soggetto di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale e gravato da tre medesimi precedenti di polizia, operativo, per così dire, tra le zone di Strada Nova e il Ponte di Tre Arti, al quale sono stati sequestrati complessivamente 3 grammi circa di marijuana e 8 dosi di cocaina, per un totale di 4 grammi circa. Nella scorsa settimana a Porto Gruaro il Commissariato di Polizia di Stato e la Stazione Carabinieri hanno notificato complessivamente 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni a seguito di fatti accaduti nei luoghi di aggregazione di Porto Gruaro, appunto maggiormente frequentati da studenti e che hanno coinvolto studenti in età adolescenziale. Si tratta di provvedimenti di prevenzione che hanno interessato gli autori di angherie e soprusi ai danni di coetanei, vittime di reati predatori. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ringrazio i carabinieri, la polizia, la procura e la questura competenti per gli interventi effettuati a seguito di imprese ben poco edificanti compiute da Baby Gang a Porto Gruaro, che di certo non rappresentano la stragrande maggioranza dei nostri giovani, seri, onesti, volenterosi, ma che stanno diventando un po' ovunque un problema da affrontare e un fenomeno da contrastare e disincentivare. Lo dice il presidente della Regione Veneto in relazione alle predette operazioni delle forze dell'ordine che hanno notificato, come detto, 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni per episodi di bullismo e soprusi ai danni di coetanei avvenuti a Porto Gruaro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.